Sì, grazie, grazie. Inizio anch'io ovviamente ringraziando tutti da chi ha organizzato questa iniziativa, che ha lavorato di più, Monica come coordinatrice, e Claudia, Candida, Mario che hanno fatto un po', seguito anche un po' l'organizzazione. Credo che questa giornata, io personalmente esco arricchito da questo ragionamento, ma soprattutto confortato per gli obiettivi che ci eravamo dati come CISL. Formazione, formazione, formazione è un po' lo slogan della CISL. A noi non piace affrontare i problemi complessi con degli approcci semplicistici. E io ho apprezzato moltissimo gli interventi che ci sono stati oggi, consigliera Ribon, un breve saluto a Lorenzetti e direi in particolare la relazione del professor Michele Brunelli. Perché ci dà l'idea della complessità e della diversità? Andiamo, dal mio punto di vista, credo verso un modello culturale sempre più omologato, un sistema economico che tende ad omologare il pensiero. Non mi rifaccio a tutte le teorie sul pensiero unico, ma credo che tutti noi viviamo in un mondo che si rende conto che tende a semplificare troppo. La relazione che ha analizzato la storia dell'Iran, mettendo bene in evidenza le fasi storiche e il ruolo che gli uomini e le donne hanno all'interno di un percorso culturale, e quanto questo sia simile e distante da noi, la correlazione con i momenti storici dell'Italia di qualche decennio fa, oppure anche la diversità che veniva citata e le similitudini dal punto di vista religioso. Ci fa capire che siamo tutti figli di un unico pianeta, che abbiamo delle storie diverse e che tendiamo a semplificare. Noi guardiamo gli occhi dell'Ucraina con la nostra mentalità, l'Iran con la nostra mentalità, la Cina con la nostra mentalità, per quel che si riesce a vedere, però diciamo che ci sono diversi modi di vedere, diverse culture, diverse esperienze di umanità che andrebbero conosciute. E questo esercizio che la CISL fa come sua natura, quindi la prima cosa che ha fatto quando si è costituita, ha fatto il Centro Studi di Firenze, e voleva affrontare i problemi del lavoro con questa capacità di analisi, capacità di studio, capacità di proposta, perché per poter essere responsabile, per poter dare il proprio contributo, bisogna conoscere. Se uno non è in grado di interagire, non può fare né un buon contratto, né può essere anche promotore di buone leggi. Ricordo a tutti che la legislazione sul lavoro è la più avanzata dal punto di vista delle discriminazioni, più avanzata di quella civile. Ma perché nasce dalle discussioni fatte all'interno dei luoghi di lavoro, che si sono tradotte prima in contratti aziendali nelle aziende più avanzate, poi nel statuto dei lavoratori, poi che vengono da un'esperienza contrattuale che ha portato a far sì che gli uomini e le donne che sono lì a lavorare si riconoscano vicendevolmente su cosa si fa, piuttosto che su discussioni filosofiche. Non è risolto tutto, bisogna fare moltissimo ancora in questa direzione, in tutti i sensi, perché c'è una questione culturale. Noi siamo in una provincia che sentite parlare, mancano lavoratori, manca l'azienda, non trovo. È ancora oggi impensabile che una donna vada, per esempio, a lavorare su un tornio a controllo numerico, che non ha niente di fisico, non ha niente di pesante dal punto di vista, lo può fare un bambino, se cioè devi impostare il tornio e questo fa tutto da solo, ma non rientra proprio nella mentalità che questo possa essere un lavoro che può essere tranquillamente svolto da una donna, ma perché abbiamo dei paraocchi, nel senso che non si riesce proprio a uscire da certi stereotipi e anche da questo punto di vista credo che vada fatto. Io condivido molto il ragionamento che si comincia anche dal linguaggio, sì, facciamo fatica tutti, però si comincia anche da lì. Nel periodo della
del nazismo, no? La macchina potente che, la macchina più potente che aveva oltre l'esercito, ovviamente è stata la propaganda, no? E questi maestri della propaganda dicevano appunto: se tu continui a dire una cosa, anche se non è vera, diventa vera, nel senso che la forza del linguaggio rende anche vero ciò che non è vero. E noi dobbiamo rendere vero ciò che non viene visto come vero, quindi cominciare a sforzarci tutti di riconoscere le differenze di genere, e di riconoscere uomini e donne, né hanno bisogno le donne, ne hanno bisogno gli uomini, ne ha bisogno il nostro paese, perché i paesi più avanzati anche dal punto di vista economico sono quelli che riconoscono i generi e che insieme poi lavorano per sviluppare una società. Noi, a maggior ragione, come CISL, che abbiamo i nostri principi, i nostri valori, la valorizzazione della persona, e qui è maschile, femminile la parola, però credo che includa maschi e femmine, sta all'interno dei valori della CISL, cioè le esigenze della persona al centro del nostro agire. Abbiamo degli indicatori che sono ben chiari e ben presenti. Conoscere la storia per evitare gli errori sicuramente è fondamentale. Viviamo di quotidianità, l'abbiamo già detto tante volte, sembra qui tutto è ora, bisogna godersela, anche questa visione del futuro, no? La difficoltà di fare figli è un problema economico, ma è anche un problema culturale, nel senso che veniamo da un ventennio di lotte individuali che hanno privilegiato l'individuo e l'hanno trasformato in un consumatore, perché poi quello che serve al mercato è questo, e quindi perché non godersela qui e ora e impegnarsi per questioni future che ci potrebbero richiedere impegni e sacrifici? No, bisogna che tutti insieme si approcci una libertà cosciente, una libertà di impegnarsi, una libertà di rendersi disponibile, non una libertà di quello che ognuno fa per tanto che vuole. Una libertà che sta all'interno di una società e ognuno può dare il proprio contributo per il bene comune. L'obiettivo era di farlo in relazione con gli altri, perché siamo consapevoli come CIS che da soli non si fa nulla, e quindi siamo impegnati, ci siamo impegnati, e ringraziamo la consigliera Roberta Ribon del lavoro che ha fatto e ha voluto mettere a sistema tutta una serie di interventi che credo che sia molto utile e efficace. E chiamando diciamo tutti a un tavolo comune, mettendo il nero su bianco alcuni punti che vanno perseguiti, che ci chiamano tutti a dare un proprio contributo, credo che questa sia la strada. Abbiamo oggi ascoltato un professor Michele Brunelli che ci mette in relazione col faro della conoscenza che noi abbiamo sul territorio, che è la nostra università, che è un'università che è cresciuta tantissimo ed è uno dei poli che dà lustro alla nostra città e che la rende più internazionale, ma ci aiuta soprattutto a crescere. Credo che questa relazione ci abbia aiutato. Poi a noi compete il nostro mestiere, che è la contrattazione. Ognuno poi deve fare il suo, stare in relazione con gli altri, ma lavorare dove può lavorare. L'ha già detto bene credo Monica, anche nel suo intervento. Noi abbiamo insistito come CISL, col coordinamento delle politiche anche precedentemente, di concentrarsi su ciò che noi possiamo fare, e soprattutto con la parte di prevenzione che noi possiamo fare. Cosa possiamo fare? Possiamo formare i nostri delegati e delegati che siano in grado di poter cogliere, leggere alcuni aspetti, formare i nostri sindacalisti e sindacaliste affinché inseriscano nella contrattazione aziendale tutte quelle attenzioni, quegli strumenti che servono a far sì che tutti partano sulla stessa linea di partenza. Abbiamo tutti i dati relativi all'occupazione maschile e femminile, abbiamo tutti i dati relativi agli incarichi che ci sono dal punto di vista dirigenziale in ogni azienda. Si tratta di intervenire là dove ci sono delle condizioni che non funzionano, vedere quali sono i problemi e cercare di analizzarli. Abbiamo la necessità quindi di affrontare questi temi
all'interno di tutta un'altra serie di temi che noi, di quali non ci occupiamo normalmente, ovviamente non ci occupiamo solo di questo, ma a differenza di altri noi abbiamo lo strumento della contrattazione e abbiamo la possibilità di essere all'interno del luogo di lavoro. Sappiamo anche bene che in alcune piccole, piccolissime aziende fa fatica ad esserci anche il sindacato e quindi lì è più difficile. Lì forse potremmo pensare che quei nostri enti bilaterali che hanno delle risorse a disposizione per la formazione potremmo invece fare una formazione che vada anche in questa direzione e che può svolgere l'ente bilaterale e non possiamo svolgere dal punto di vista organizzativo all'interno dei luoghi di lavoro, specialmente quelli più piccoli, che poi invece magari sono quelli che danno origine a delle discriminazioni anche più pesanti perché magari più a contatto con il livello gerarchico immediatamente superiore, anche se lì poi che si tratti di manager o padroncini non c'è molta differenza in questo senso. Quindi dicevo, abbiamo molto da lavorare tutti i giorni, per noi non si esaurisce mai con la giornata del 25 novembre, ma è importante che in questa giornata anche noi cogliamo l'occasione per ricordare alcuni aspetti, per alzare lo sguardo e per aggiustare il tiro della nostra azione, perché questo è come abbiamo detto, abbiamo ancora molto da fare e come sempre noi come CISL cercheremo di fare la nostra parte, anche se saremo una goccia nell'oceano, ma noi non rinunciamo a contribuire a migliorare la nostra società. Grazie a tutti.